commissione si chiama profili giuridici ed etici e non a caso sono tutti giuristi quelli che sono in questo tavolo, a cominciare dal professor Davac, che non ha alcun bisogno di essere presentato, ma è attualmente da tempo il reale presidente del Comitato Nazionale di Bioetica, in una specie di interregno che potrebbe far prolungare la sua carica per tutto l'intero arco della prossima legislatura. Professor Davac, questa è una promessa e non è una minaccia. Ah, quindi mi vuoi bene, la verità è questo. Non la so verità non è che io ti voglia bene, la verità è che tu lo fai molto bene. Grazie. E quindi, grazie. Posso rimanere qua? Mi dispiace. No, puoi rimanere là, ma non ho capito perché l'amico Petrini è fuggito. No, qui è... No, no, ma lo dico per la sua sedia, che qui c'è qui pronta la sua sedia per la carrozza. Perché lo vogliamo accanto. Esatto. Io non so se voi mi sentite, perché qui non è che sia un granché oggi. Allora, innanzitutto vorrei salutare gli illustri relatori e ovviamente la dottoressa Tamburrini e l'onorevole Binetti. L'onorevole Binetti, la quale, come avete capito, in realtà mi vuole bene malgrado tutto. Malgrado tutto, nel senso che così, malgrado che mi augura di continuare ancora un'attività particolarmente faticosa qual è stata quella precedente. Per cui anche io dico questo, lo dico perché ritengo che sia opportuno dirlo, che nella locandina vengo indicato come presidente vicario del Comitato Nazionale di Bioetica, in realtà non lo sono più perché il comitato è terminato a settembre e non abbiamo nuove notizie dello stesso. Speriamo solo, ecco, speriamo solo che rinasca rapidamente, perché lo ritengo un organismo particolarmente importante. E mi ha molto colpito, devo dire, il fatto che nella discussione di oggi, soprattutto ne ha parlato Petrini, ne ha parlato l'onorevole Binetti, ne ha parlato Nanni Costa, di questo problema del traffico, del problema degli organi, della donazione degli organi, della donazione di parti del corpo. In realtà il Comitato Nazionale di Bioetica se n'è interessato diffusamente con diversi pareri, compreso quelli, ne ricordo almeno 3-4, il dono al corpo nell'ambito della ricerca scientifica, proprio quello di cui parlava prima l'onorevole Binetti a proposito della legge in corso. Ancora abbiamo avuto un parere sul traffico di organi e il valore della donazione, ancora un parere sulla donazione samaritana che ci è stata ricordata proprio precedentemente dalla professoressa Russo, anche una mozione contro la surroga materna che in qualche modo ha molto a che vedere col problema della commercialabilità del corpo. Carlo Petrini, che è stato con me, ha vissuto con me questa esperienza del Comitato Nazionale della Bioetica, sa quanto queste tematiche siano state oggetto di discussione, di argomentazioni, di controargomentazioni, ma penso che i pareri siano stati sempre approvati con molta convinzione e partecipazione da parte del Comitato stesso. Mi sono sentito in dovere di dire questo e devo dire che mi trovo quasi in difficoltà. Perché in difficoltà? Perché sono state dette cose talmente interessanti da parte, devo dire, di tutti i relatori che mi hanno preceduto, che mi era venuta voglia di prendere quello che avevo scritto, che vi leggerò, di metterlo da parte e incominciare a discutere argomento per argomento, ma non mi pareva il caso, anche perché mi dispiacerebbe anche non dirvi quello che penso su di un argomento molto preciso, che ora cercherò di spiegare anche a loro. Bene, intanto ovviamente ho saltato tutti i ringraziamenti all'Istituto Superiore della Sanità, al Centro Nazionale Sangue, al Centro Nazionale Trapianti, che mi hanno invitato in questo incontro sulla Convenzione di Oviedo di grande importanza. Ce l'ha raccontata e spiegata molto bene Carlo Petrini e le altre tematiche sono state ampiamente discusse, come torno a dire, da parte degli altri relatori. C'ho l'orologio davanti, mi dispiace aver perso un po' di tempo, ma era necessario, e allora vi dico che il divieto della commercializzazione del corpo umano è una norma, fra virgolette, proibitiva, che deriva dall'assunto etico-giuridico della dignità
intrinseca dell'essere umano come persona e della indisponibilità del corpo umano. Questa considerazione si è sviluppata storicamente come principio generale in molti ambiti della riflessione morale e nel diritto. Si pensi alle tantissime convenzioni regionali e internazionali che sono state anche in precedenza ricordate proprio da Carlo Petrini, ed è diventato un principio esplicito e specifico anche nella medicina e nella ricerca biotecnologica. In questi ultimi anni, tuttavia, la questione, questo l'ho accennato anche Nanni Costa, in questi ultimi anni, tuttavia, la questione di un assopimento di questo divieto mi pare indiscutibilmente tangibile, anche perché è possibile constatare che gli atti relativi al trasferimento di materiale corporeo sono indubbiamente divenuti un commercio, direi un commercio redditizio. Va avallato da correnti di pensiero, mi richiamo all'utilitarismo, al contrattualismo, all'individualismo, che muovono da argomentazioni non solo deontologiche, ma soprattutto pragmatiche e conseguenzialiste, in vista del maggior utile collettivo e della espansione della libertà individuale. E tutte queste argomentazioni, direi pratiche e conseguenzialiste, ci ricollegano al mercato. Allora, quello che mi interessava fare era proprio una riflessione su questo meccanismo di allocazione di risorse produttive che si è sviluppato di fatto attraverso appunto il commercio del corpo e domandarmi se in realtà da valutazioni di tipo prevalentemente deontologiche questo mercato sia effettivamente fra virgolette neutro o vantaggioso o di contro abbia delle ricadute negative nella società. Muovo dall'osservare che il mercato non può essere visto solamente come un meccanismo più e meno efficace di allocazione delle risorse. Esso svolge almeno altre funzioni. Uno, è un meccanismo di distribuzione globale di destini personali. Due, produce e riproduce disuguaglianza. Tre, è un meccanismo che crea valori o disvalori morali e culturali. Nella misura in cui la relazione del mercato si estende nella nostra società, essa tende a sostituire a tutte le altre forme di razionalità negli scambi una razionalità strumentale e calcolatrice. Qualsiasi relazione caratterizzata dalla gratuità, di cui abbiamo tanto sentito parlare in questo momento, esempio la donazione degli organi, dei gameti, delle cellule, dei tessuti, del sangue, tende a sparire. E ciò non può che essere percepito, per chi si richiama ai tradizionali principi di solidarietà e gratuità, come una forma di impoverimento delle relazioni sociali e di una sottovalutazione dell'idea del rispetto della persona nel e per la sua integrità, integrità ovviamente fisica. Questa relativizzazione acquista un valore simbolico pubblico, invia un segnale a gruppi ben definiti, persone socialmente più fragili, emarginati, medici poco scrupolosi, dicendo loro che si possono ricavare dei vantaggi nel procedere a transazioni contrattuali in questo mercato. Inoltre le procedure che conducono alla scelta sono procedure di, fra virgolette, contrattazione degli interessi in gioco, ma sia il consenso che il dissenso devono presupporre una corretta e ampia informativa, condizioni di parità sociale ed economica, assenza di pressioni sociali, familiari e culturali che possono essere esercitati sull'autonomia individuale anche in società liberal-democratiche. L'assenza di questi requisiti sono assai frequenti quando si commercializza il proprio corpo e quello degli altri. Ci si dovrebbe almeno domandare se un presunto libero atto dispositivo in questo ambito non serva a coprire in maniera cinica condizioni di vita difficili e una corsa al profitto senza limiti. Se in un rapporto di mercato ciascuno sembra aver guadagnato, è quello che ci viene detto, è perché non sempre teniamo conto delle condizioni iniziali in cui si trovano i contraenti. Certamente a cose fatte il soggetto venditore può trovarsi sufficientemente contento
e soddisfatto di aver avuto l'occasione di privarsi di un organo dietro corrispettivo. A sua volta sarà soddisfatto l'acquirente per ragioni legate alla salute ed eventualmente, certamente, anzi, l'intermediario che sarà pagato per il suo lavoro. Ma sorgono le domande: perché il donatore sarà disponibile a vendere il suo rene? E ancora, perché una donna sarà pronta a vendere il frutto del suo ventre? Qui penso evidentemente alla surroga materna. Le risposte scontate rimandano al fatto che il funzionamento della società di mercato non avrà lasciato loro alcun'altra soluzione più soddisfacente per rispondere in questo modo, attraverso la compravendita, ai propri bisogni vitali. L'efficacia del mercato come meccanismo di allocazione di risorse produttive ha dunque un costo sistematico, sottostimato dai suoi sostenitori, non distribuisce in modo equo le risorse e l'abbandono del principio di indisponibilità rischia di aggravare ancora più l'ineguaglianza che regna nelle condizioni iniziali di scambi di questo tipo. La salute fisica delle popolazioni deboli, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, sono minacciate da tutta una serie di fattori e di rischi: integrità fisica, alimentazione inappropriata, vita insalubre, infezioni e si potrebbe dire molt'altro. In parecchie circostanze, aggiungere la vendita del corpo a questo complesso di eventi negativi equivarrebbe esporre ancor più un gruppo già vulnerabile ad ulteriori danni. Vi è in pratica il rischio che, fin tanto che non si troverà il modo di far fronte alle necessità degli organi, si venga a creare una classe di, aperte virgolette, venditori poveri e una classe di acquirenti ricchi. Non si tratta quindi solo di difendere l'indisponibilità del corpo sulla base di un'etica universale ed astratta, bensì, secondo me, di difenderla in un contesto preciso, pragmatico e conseguenzialista, dove sia gli uomini che le istituzioni sono spesso alle prese con la povertà e la paura. Sotto l'aspetto di un'etica conseguenzialista e utilitarista, pur riconoscendo la legittimità del mercato come uno dei modi utili di regolamentazione delle relazioni sociali, si deve tener conto che tale strumento, se assolutizzato e se applicato al corpo, produce inevitabilmente costi sociali impliciti. Dimenticare uno dei due piatti della bilancia nel calcolo costi-benefici significa arrivare a una valutazione della realtà perlomeno inconseguente. Ci sembra allora che si possa dare una risposta a queste obiezioni muovendo dalla nozione di scambio bloccato del filosofo statunitense Michel Walzer, la costruzione di una giustizia sociale nelle società complesse richiede, in virtù delle nostre istituzioni morali condivise, che una serie di beni siano sottratti al mercato. Un mondo nel quale tutti i beni fossero distribuiti dal mercato sarebbe tirannico, perché darebbe al denaro un potere esclusivo per l'insieme delle nostre vite. Come viene fatto rimarcare dall'economista e premio Nobel Amartya Sen, apro le virgolette, lo sviluppo economico è troppo facilmente corrotto attraverso delle nozioni di falsa libertà, quali ad esempio si trovano implicitamente nel diritto di vendere un rene. La vendita di un rene, dice ancora Amartya Sen, la vendita di un rene non salverà certo un individuo dalla povertà, ma essa stimolerà globalmente lo sviluppo economico. In questa prospettiva, la preoccupazione che certi beni non facciano parte della distribuzione mercantile e l'opportunità di tracciare per questi un confine fra la sfera del denaro e il dominio dei diritti non si basa necessariamente sull'idea che questi beni avrebbero un rapporto essenziale con la persona, premessa a tutta la discussione morale. Al contrario, sulla riflessione in base al contesto sociale in cui viviamo, di ciò che sia lecito acquistare e non acquistare, appropriarsi o non appropriarsi.
e nell'ambito di una prospettiva conseguenzialista, utilitarista, e non solo deontologica, l'indisponibilità del corpo, che appare un divieto che solo apparentemente risulta utile difendere in una prospettiva che ha come finalità quella di proteggere invece i più fragili, di evitare gli scambi nati dalla disperazione. Non possono essere commerciabili le persone, né la loro libertà, ma solo la loro forza lavoro e le cose che fabbricano. Con un po' di cinismo e fatalismo, la vendita del corpo, che avviene sempre da paesi poveri verso paesi ricchi, si può far rientrare nell'ambito di un'antica tradizione storica, così da rappresentare un elemento di continuità, il benessere, l'utile dell'Occidente, conseguiti anche prelevando risorse da altre parti più povere del mondo. E la migliore offerta dei poveri al mercato mondiale per il nostro benessere è data oggi dagli organi umani e dall'offerta del ventre. Di questi c'è una domanda crescente che al momento non pare sostituibile con altri prodotti. Si tratta dunque di continuare a tutelare, si tratta dunque di continuare a tutelare una visione costruita sui valori della giustizia sociale, basata sull'uguaglianza tra gli uomini e sull'autenticità delle relazioni sociali. Non è possibile un assenso teorico sul piano etico e giuridico nel contesto pluralistico attuale. È possibile almeno un accordo pratico, accordarsi su elementi e dati che dirigono l'azione degli uomini per garantire la vita e la salute di tutti e l'equità sociale. Grazie per l'attenzione.